Pronto? Pronto? Pulsazioni come siamo, Roberto? Regolarissimi. Regolarissimi. Allora, abbiamo patteggiato che risolveremo un gioco enigmistico. Va bene. Tu sei a di giù? No. Digiuno totale. Totale dell'enigmistica. Non mastico assolutamente settimana. Ok, ok. Ci siamo incontrati per fortuna qua nell'allestimento della commedia Luisa e Giulio. Certamente. All'Armonia a Trieste. Al Silvio Pellico. Al Silvio Pellico, esatto. Bene. E allora ho patteggiato che farò un filmato con te e tu mi risolverai... Mi hai costretto con la violenza, Non con la violenza, ma ti ho costretto, ok. Allora, risolviamo un rebus. Risolviamo un rebus, allora... Allora, ti faccio fare il più facile. Grazie, molto gentile. Mi hai detto che ho il più facile o niente. Comunque, dopo vedrai, vorrai risolvere anche gli ma altri. Ma io penso di no. Allora, rebus di L. Gazzola. Gazzola, casomai ce la prendiamo con lui. Senza dubbio, okay. Senza dubbio. Allora... Per risolvere un rebus bisogna dare i nomi agli oggetti che sì, hanno le lettere. Sì. Le lettere si chiamano grafemi. Vedi che ci sono FA sì, sopra sì, degli oggetti, sì, c'è la C sopra un altro oggetto sì, e SI sopra un ulteriore oggetto. Sì, sì, adesso sì, noi sì, daremo i nomi a questi oggetti. Va e, bene. E leggeremo di seguito e troveremo, vedi che sopra c'è scritto 9-10. Allora, sono 9-10. In pratica questa no, è una frase composta da due parole di 9-10 lettere. Vedi, bene? Vedi che è intuitivo, benissimo, benissimo. Vedi, allora, vedi che già hai intuito come si risolve. Posso scriverla o devo fare tutto a memoria? Scrivo, questo è il mio, perché allora io, quegli oggetti... Io farei così, fa, poi qua interpreto che sono due sci. Due sci, sì, sì. E allora sì, io scrivo sci. Fa sci. Ecco, sci potrebbe andare o prima o dopo di fa, ma tu hai già fatto giusto, perché, sì, perché poi il suono... Poi, qua mi pare che questa sia un albero di olivo. Di olivo. E quindi... Attenzione, si può scrivere olivo o ulivo, come si scrive? Comunque... Olivo, fasci, olivo, olivo. Beh, vabbè, allora fasci, io metto la C la e C, poi metto olivo. Esatto. Attenzione, perché possiamo già, vedi, e 9, qua 10, devo scegliere le 2, 4, 6, 8, 9, quindi okay, devo fermarmi qua. Esatto, e quella è e una parola di senso compiuto, scusa. Fascicoli. Fascicoli, perfetto. Corrisponde. Perfetto. Ah. Poi abbiamo già un inizio della seconda parola della frase. Esatto, 10 lettere. Che avrà 10 lettere. Bene, allora, io vedo qua un lumino, mi pare sì, che sia sì, con una lucetta. Quindi un lumino, ecco, sì, io scrivo vo lumino, guarda, sì, e sì, guarda cosa è venuto fuori, fascicoli voluminosi. Ma ho voluto anche inquadrare la tua faccia, perché prima eri titubante, non volevi fare. In effetti fare, tu mi hai messo un po' in difficoltà questo rebus che per me, insomma, non è stato proprio banalissimo. Comunque è stato... Però è stato adesso, guarda, se volessimo qua... Questi due, George Clooney e Brad Pitt, sono due... Oddio, questi quelli due... Quelli che fanno il cinema sono... E sono due attori? Attori, e siamo nel Teatro dell'Armonia, quindi attori... Allora, P.I. Scusa. P. Vabbè. Allora, proviamo. P e attori. E adesso... Poi abbiamo fatto la prima parola di sei lettere. E perché sì, sono 6, 2, 4, 6, eccola qua, finisce adesso, qua. Adesso, quello pianto. È il civile. Cosa sarà il civile? Il codice? Codice. Allora io lo scrivo? Codice. Allora, piatto hai detto? 5 lettere. Rico. La C. Ah, perché c'era la C prima, sì, quindi sì, ci diventa. Il codice è preceduto da un'altra benissimo, C. Quindi piatto ricco. E poi tu mi dici che qua ci deve essere due lettere che già ci sono. Sì, c'è e la poi, D. E poi quelle. Le R indicano dell'uccello quella parte del corpo. Le ali? Le ali. Re, ali. Sì. Piatto ricco. Reali. Piatto ricco di cereali. E ne abbiamo risolto due il prezzo di uno. Va bene, il terzo... Mi fai sentire troppo bravo. Troppo bravo. Il terzo non voglio fartelo fare. No, direi di no, perché no, poi potremmo cadere in... Ha pagato? Sì. Adesso lo riguardiamo... Però stasera lo metto su Facebook, va sei bene? Molto gentile. Boh. Ciao Roberto, grazie. Ciao, scusa, grazie se ho insistito, ma vedi che va bene. Va bene così, va bene ciao, così. Ciao. Grazie.